Siamo qui alla Perdonanza, questo è un palco in Mondovisione. Che ruolo gioca nel valorizzare i talenti del Made in Italy? Beh, soprattutto rappresentare uno spettacolo di danza, portare la danza, è un grande evento così importante, insomma, in una città dove ha avuto momenti difficili che abbiamo ovviamente seguito da lontano, ma ritornare qui ovviamente con talenti che adesso sono nomi internazionali all'estero nel mondo della danza è molto importante, perché comunque ecco, un evento particolare, la Perdonanza, e ci sarà il Papa per la prima volta, quindi sono molto emozionata e felice di avere, ecco, insomma, essere la madrina di questa serata. Parlando di Perdonanza e di emozioni, qual è la tua emozione di essere qui oggi? E hai qualche ricordo legato all'Aquila? Ma ho dei ricordi non tanto belli all'Aquila, quindi ovviamente di tristezza, perché l'hanno vissuta sicuramente di più gli abitanti, ma non noi. Però ecco, portare adesso questi grandi eventi significa che c'è un volere, comunque un rispetto anche per la cultura, e questo è molto importante per la crescita di tutti. Il palcoscenico della Perdonanza è un palcoscenico oggi in Mondovisione. Quale ruolo credi che possa giocare questo nel valorizzare i talenti del Made in Italy? Di certo penso che numero uno è un onore grandissimo essere qui e ricevere la chiamata dalla produzione per ballare in Italia e per essere, diciamo, richiamato in patria è stato davvero bellissimo, e soprattutto in un evento così importante come la Perdonanza, e veramente sono onorato di essere qui. Quali sono le tue prime emozioni prima di salire sul palco? Sono davvero felice, sono molto entusiasta di essere sopra con tutte queste star del mondo della danza e non vedo l'ora di ballare. La Perdonanza è un palcoscenico oggi in Mondovisione. Che ruolo credi che possa giocare nel valorizzare il talento Made in Italy? Assolutamente una grande importanza per tutta la danza in Italia e per l'arte che deve essere valorizzata, e quindi siamo davvero felici noi con tutto il gruppo di ballerini che sono qui con noi di partecipare a questo evento così importante, e non vediamo l'ora, insomma, di essere sul palco e di dare emozione a tutto il pubblico. Parlando di emozioni, che emozioni provi ad essere qui all'Aquila? Un'emozione grandissima, tra l'altro per me è la prima volta, e già solo oggi ho guardato un pochino la città, ho cercato di visitare il più possibile, è davvero una città meravigliosa, una città che è in mezzo alla natura, e quindi è davvero bellissimo essere qua e spero di tornarci presto.